Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale 2017-2019 che dovrebbe consentire di coprire nel triennio la pesante situazione di disavanzo pur mantenendo il livello dei servizi garantiti. Approvata la delibera che introduce i voucher scolastici in sostituzione degli assegni di studio. I voucher permetteranno alle famiglie di avere la disponibilità del contributo regionale prima di effettuare le spese per iscrizione, frequenza, libri, trasporti e attività integrative. Andrea Piano, Partito Democratico. Avremo l'erogazione di voucher, quindi le famiglie prima che inizi l'anno scolastico avranno un documento che permette loro di non tirar fuori i soldi e pagare delle spese fondamentali. Rispetto a dei tetti ISEE ragionevoli, si tratta del tetto di 26.000 euro sotto i quali si avrà diritto ad entrare in graduatoria. Gianluca Vignale, Forza Italia. Le famiglie non dovranno più attendere, ma avranno in mano un pezzo di carta con cui potranno pagare o la retta o l'acquisto di libri o quant'altro. L'aspetto negativo è che questa delibera non è supportata economicamente, per cui quest'anno copriremo delle cifre decisamente inferiori perché non sono state stanziate le risorse necessarie. A poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale su province e città metropolitana, in applicazione della Delrio, si è tenuto a Palazzo Lascari un seminario cui hanno partecipato consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e sindacati. In Piemonte nasceranno le palestre della salute e del benessere, strutture in cui fare attività fisica su prescrizione del medico di base. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Le palestre della salute servono per creare una sorta di regia interdisciplinare tra le ASL, la medicina dello sport e il laureato in scienze motorie per le persone affette di queste patologie. Si tratta di un tassello che si inserisce nel quadro più complesso che è la rivoluzione culturale delle buone pratiche che noi vogliamo far decollare a partire dal 2017. Cerimonia di premiazione al Polo del Novecento di Torino delle tesi di laurea vincitrici del concorso intitolato a Gianni Oberto, istituito dalla Regione Piemonte per onorare la memoria di uno dei suoi primi presidenti e promuovere la conoscenza del territorio regionale. Prosegue collezioni minime Palazzo Lascaris con il Museo regionale di Scienze Naturali. Fino al 6 febbraio, nell'atrio di Palazzo Lascaris, è esposta una selezione della collezione di farfalle raccolte dal poeta Guido Gozzano. Premiate a Palazzo Lascaris le 8 classi vincitrici del concorso Diventiamo cittadini responsabili e consapevoli, diritti e doveri per tutti. L'iniziativa si è inserita nel programma degli eventi organizzati nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.